Torniamo in studio, sempre in linea diretta nel nostro programma Fizione Morning. Alessandro Fizzotti al microfono e abbiamo dall'altra parte del capo il nostro personal trainer Pierluigi De Pascalis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, ti sento frizzantissimo, buongiorno. Allora, questo è il nostro risveglio muscolare, ecco perché sono frizzante con te. Ma oggi parliamo del cibo amico e del cibo a rischio per il nostro cervello. Esattamente, perché ci giungono dati preoccupanti, sebbene alcune informazioni già erano in qualche modo nell'aria, ci giunge da uno studio condotto dall'American Academy of Neurology, secondo cui introdurre cibi ultraprocessati, quindi tutti quanti quelli che troviamo purtroppo largamente disponibili negli scaffali dei supermercati, induce una compromissione a livello cognitivo. Pensate, è stato fatto uno studio su oltre 30.000 persone di età insomma intorno ai 45 anni e lo studio è durato 11 anni, quindi molto molto lungo, ed è emerso che addirittura un aumento del 10% nel consumo di cibi ultraprocessati è associato a un maggior rischio del 16% di problemi cognitivi, ma anche ad un aumento dell'8% di ictus. Quindi tutte quante le volte che ci rivolgiamo a bibite gassate, snack, che siano salati o dolci, non ha importanza, le varie salse che si utilizzano per i condimenti, piuttosto che prendere il cibo come può essere della carne, per chi mangia la carne, del pesce, della verdura, della frutta, quindi quello che normalmente possiamo insomma non trovare già elaborato, può migliorare o aggravare la situazione. Invece, quali alimenti possiamo considerare davvero amici del cervello per garantire un invecchiamento sano, Pierluigi? Beh, anche in questo caso ci confortano i dati di una ricerca dell'Università del Nebraska, che ci dice che cosa? Ci dice che molto spesso noi dimentichiamo cose importanti che abbiamo sotto mano. In particolar modo, in questo caso, uno studio su un ampio campione di soggetti fa emergere come la dieta mediterranea, quindi lo stile mediterraneo nell'alimentazione, che non mi stancherò mai di dire, non corrisponde a pane, pasta e pizza, ma corrisponde a una piccola porzione di prodotti animali, molto piccola e non tutti i giorni, una grande presenza di legumi, di cereali integrali, prodotti di stagione e possibilmente a chilometro zero. Ecco, questo tipo di approccio, essendo molto ricco in sostanze importanti come possono essere gli omega 3, che certamente i nostri amici già conoscono, ma anche molti antiossidanti, molti carotenoidi che noi troviamo, ribadisco, in frutta e verdura, possono avere un effetto importante per quanto riguarda la riduzione del declino cognitivo anche in età adulta. Pensate che le persone sono state sottoposte ovviamente alla verifica dei biomarcatori nutrizionali e quindi sottoposte anche a valutazioni cognitive, scansioni con risonanza magnetica, tutti quanti i marker infiammatori vengono tenuti sotto controllo, e questo per il nostro cervello è un'ottima notizia. Grazie al nostro Pierluigi, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui nel Fizione Morning. Buona giornata. Buona giornata, alla prossima.